buonasera, stiamo per iniziare, se chi è ancora dell'Androide vuole accomodarsi. Allora, buonasera e benvenuti a questo primo incontro di Per un'Italia 5 Stelle. Io sono un analista del Movimento di Reggio, Alessandro Marconi, vedo qui presenti i nostri ospiti, ma prima permettetevi di presentarvi i prossimi eventi che avremo e che ci accompagneranno da qui a luglio. Come vi dicevo, questo è il primo di una serie di incontri che sono nati dalla richiesta di numerosi nostri attivisti del territorio reggiano di approfondire, di realizzare dei momenti di approfondimento su alcune questioni molto importanti sulle quali i nostri portavoce a Roma si sono particolarmente distinti in questi anni. Il prossimo incontro sarà sabato 6 maggio al pomeriggio alle 17 e avrà come tema la sanità. Avremo come ospiti Raffaella Sensoli, portavoce in consiglio regionale, Sensoli come giustamente sottolineo, oltre a Maria della Spadoni che sarà presente a tutti gli eventi tra l'altro. Poi il 27 maggio lotta alle mafie e alla corruzione con ospite Giulia Sarti, nostra deputata, e il professor Enzo Ciconte, docente universitario e grande esperto di criminalità organizzata. Invece il 16 giugno avremo Massimo De Rosa e Alberto Zorezzi per parlare di ambiente, entrambi sono nostri parlamentari. Concluderemo invece il sabato 1 luglio con un tema con il tema della macchina amministrativa, il Comune, la Regione e il Parlamento. Si tratta di un incontro molto tecnico per approfondire la struttura amministrativa e l'organizzazione dello Stato italiano. In tutti questi eventi ci saranno anche ospiti esterni al Movimento 5 Stelle, come vedrete stasera, tra l'altro, e che saranno via via comunicati quelli che sono ancora incerti. Comunque, veniamo subito agli ospiti di stasera. Marietta Spadoni, deputata di Reggio Emilia alla Camera e membro del Consiglio d'Europa. Nunzia Catalfo, senatrice, prima firmataria del disegno di legge per il reddito di cittadinanza, anche lei membro del Consiglio d'Europa. E Manuel Masini, che non fa parte del Movimento 5 Stelle, è invece il coordinatore per la nostra regione della campagna Miseria Ladra, di Libera e Gruppo Abele. Una campagna che ha come obiettivo quello di dichiarare illegale la povertà, come è citato sul vostro sito, e lascio che sia lui ovviamente a spiegare di cosa si tratta. Passo quindi la parola a Marietta. Sì, grazie Alessandro. Come appunto è stato precedentemente detto, questo è il secondo in effetti di una serie di incontri che verranno fatti proprio su richiesta dal gruppo del Movimento 5 Stelle di Reggio Emilia. Saranno quindi degli incontri formativi ma anche informativi, quindi aperti a tutti. E questo perché? Perché comunque essendoci comunque degli esperti come Enzo Ciconte. Mi sentite? Risulta acceso. Mi sentite? Sì. No, adesso sì, ok. Dicevo, questo evento è il secondo di una serie di eventi che su richiesta appunto del gruppo del Movimento 5 Stelle a Reggio Emilia verranno fatti da qui al 1 luglio, proprio perché c'è stata questa idea di fare degli eventi sia informativi ma anche formativi, e quindi è stato deciso anche di fare questi eventi proprio aperti a tutti, anche perché essendoci degli esperti o comunque delle persone che trattano determinati temi, come per esempio stasera Manuel Masini, quindi non soltanto parlamentari ma anche persone esperte sul tema, penso anche a Enzo Ciconte appunto, che sarà assieme a me a Giulia Sarti nei prossimi eventi sulla criminalità organizzata, pensavamo fosse la cosa migliore quella appunto di aprirla diciamo a tutti. E quindi questa sera si parlerà soprattutto di lavoro, welfare e reddito di cittadinanza. Annunzia è una mia collega al Senato, che già a ottobre del 2013, proprio per portare avanti il programma con il quale noi ci siamo presentati alle elezioni amministrative, alle elezioni nazionali, lei proprio è stata appunto la prima firmataria della legge sul reddito di cittadinanza, il nostro primo punto programmatico, e che poi si è tradotto appunto in una legge depositata al Senato.
cittadinanza che ovviamente è uno dei nostri punti focali. Noi crediamo fortemente che attraverso un reddito minimo garantito, che non vuol dire diciamo dare una mano semplicemente in termini di diamo una mano tout court, ma c'è dietro comunque un sistema che permetterebbe comunque anche all'economia italiana di poter ripartire, che poi ovviamente di cui poi parlerà anche Nunzia nello specifico più avanti, e attraverso questo si riesce anche comunque a combattere la criminalità organizzata. E ci sono in questo momento diciamo di austerità su però due punti. Per esempio, il Presidente della Commissione Europea Juncker ha deciso di diciamo di far uscire questi due punti, che sono la sicurezza e l'acquisto di armi, proprio dal patto di stabilità. Ecco, se ci sono questi due punti fondamentali, perché ovviamente il problema sicurezza lo abbiamo visto purtroppo anche oggi in Svezia, e il problema sicurezza rimane a livello europeo, dall'altra parte crediamo anche che se ci sono determinate tematiche come appunto l'acquisto di armi e la sicurezza, appunto queste tematiche possono uscire da un patto di stabilità, crediamo anche che la dignità di ogni singola persona debba essere assolutamente tutelata, quindi molto probabilmente anche questa dignità e anche dare la possibilità alle persone di poter vivere dignitosamente nel loro paese dovrebbero uscire anche appunto dal patto di stabilità. Quindi io intanto lascerei la parola a Manuel Masini, che come diceva Alessandro prima è referente per la campagna appunto di Libera Ladra, che è una campagna promossa da Libera e Gruppo Adele, e quindi vi lascio volentieri la parola in quanto referente per l'Emilia Romagna, prego. No, grazie mille, a costo di sembrare banale, comunque vi ringrazio, perché secondo me trovare una sala piena di venerdì sera ad affrontare certi temi non è mai scontato. Quindi grazie mille per poter essere qua, appunto per raccontarvi più che altro una campagna, nel senso che mi sto un po' a sentirmi dare dell'esperto, nel senso che appunto faccio parte di Libera, sono referente anche della Reggio Emilia, e principalmente un po' la nostra mission è sempre stata quella di il contrasto alla criminalità organizzata. Però c'è un però: nel 2012, quando la campagna Miseria Ladra inizia a prendere forma, è un periodo un po' strano. C'è questa cosiddetta crisi, che è ormai crisi forse è una parola impropria, è più un sistema. C'è il pareggio di bilancio che diventa costituzionale, insomma, ci sono tante cose che iniziano forse a far pensare che per contrastare le mafie non basta soltanto la giustizia, non basta soltanto utilizzare i beni confiscati, però forse bisogna iniziare anche a contrastare tutte quelle cause che portano le persone a cadere nella trappola della criminalità organizzata, tra cui sono tutte quindi quelle cose che tolgono la libertà. La prima cosa che toglie la libertà alle persone è la povertà. Una persona povera, scusate se uso questa parola, ma per capirci, non è una persona libera. È una persona libera, è una persona ricattabile, quindi con tutto quello che ne può derivare. Da qui nasce il percorso di Miseria Ladra, che è una grande campagna che dal nord al sud, soprattutto nelle zone, tra l'altro magari quelle un pochino più arretrate economicamente, è anche molto sentita nella nostra terra, forse perché ci sentiamo ancora abbastanza economicamente forti e robusti, ancora forse non ha preso tanto piede, però ha messo insieme tante realtà dove appunto ci sono vari livelli di azioni per trovare le risposte alla povertà. Sono appunto operazioni che possono essere compiute dalle associazioni, altre a livello istituzionale, quindi si rivolge ai comuni, si rivolge appunto al Parlamento, si rivolge al Parlamento europeo, perché comunque il Parlamento europeo ha un ruolo importante anche lui, poi dopo dipende sempre noi come interpretiamo le loro direttive, nel senso che il pareggio di bilancio, per esempio, siamo stati molto zelanti nel mettere nella Costituzione, ma potevamo anche forse non essere così pronti a rispondere a questa direttiva. E quindi da qui una serie di azioni, tra tutte queste azioni appunto anche il reddito che noi chiamiamo dignità, dopo magari ci spieghiamo meglio perché. Assieme al reddito appunto si chiede un'implementazione delle politiche sociali, una rivisitazione del debito, appunto tirare fuori dal patto di stabilità le spese per il welfare, e anche appunto prendere magari e gestire la questione soprattutto dei migranti, che adesso è una questione molto forte, in maniera diversa. Questa poi campagna Miseria Ladra è diventata adesso, ha cambiato un po' nome,
in rete dei numeri pari, nel senso che l'azione abbiamo deciso che deve essere molto più concreta e molto più incisiva, quindi mettere assieme ancora più realtà. Ci fa molto piacere che ci siano qua dei parlamentari, perché di fatto la rete dei numeri pari si rivolge alla politica, fa delle proposte e abbiamo visto che forse queste proposte con questo Parlamento alcune cose sono rimaste un pochino lì, è un fatto forse un po' difficile riuscire a dialogare su certi temi. Ci sarà comunque probabilmente prima o poi delle elezioni, quindi comunque noi ci mettiamo già avanti e quindi iniziamo già le nostre proposte appunto a presentarle adesso. Tra queste, e quella di cui forse siamo qua a parlare stasera, che magari può interessare di più, è appunto il reddito di dignità. La nostra proposta è una piattaforma, nel senso che mi fa piacere parlare del primo, perché così dopo posso consegnare l'annunzio a questa piattaforma e anche a Maria Edera, nel senso che dopo possano farne l'uso che credono, nel senso che secondo noi deve essere una proposta che aggreghi. Sappiamo che in Parlamento in questa legislatura ci sono state più proposte e quindi forse la nostra idea, forse anche troppo presuntuosa se vogliamo, quindi questi liberi di dircelo insomma, era fare una proposta altra da poter appunto unire intorno i vari soggetti, come appunto il Movimento 5 Stelle, che comunque del reddito di dignità e cittadinanza fa una delle sue bandiere. Perché nell'occhio di dignità e di cittadinanza? Intanto perché secondo noi deve essere universale, quindi già la magari con la cittadinanza può trarre l'inganno, secondo la cittadinanza potrebbe essere eventualmente la residenza, visto che comunque l'Italia, anche non avendo legge sullo ius soli, crea molte questioni e molte ambiguità in questo campo. Universale nel senso che deve essere rivolto a tutti, sono state fatte delle proposte a livello sia nazionali che regionali, ma spesso vedono il nucleo familiare, il capofamiglia, quindi con delle cifre molto basse, che non è a livello individuale ma appunto è anche quindi sempre con degli aiuti economici assolutamente non adeguati. Si parla come direttiva europea intorno al 60% del reddito mediano, quindi su 700 euro, penso che non ci sarà più preciso su questo. E quindi è per poter arrivare insomma a fine mese, che sia replicabile nel tempo, nel senso che il reddito di dignità non deve essere una cosa spot, non deve essere un tampone, ma deve essere messo a sistema, deve essere visto un ammortizzatore sociale come tante altre questioni. E quindi, visto che si trovano i soldi per tante altre questioni, forse la fiscalità serve anche per questo. Potremmo citare esempi che sicuramente trovati d'accordo, si sono trovati 9 miliardi per gli 80 euro, forse trovano anche i soldi per un reddito di questo tipo. Non ci deve essere condizionatezza e congruità, perché questo deve essere, cosa vuol dire? Che non deve essere obbligatorio accettare tutti i lavori, perché se parliamo che un sistema per dare libertà non deve essere a sua volta una persona ricattata, anche perché si rischia qui di drogare il mercato del lavoro, magari una persona con delle qualifiche altissime viene assunto sottopagato e gli vengono chieste delle mansioni che lo dequalificano e quindi lo pagano anche in una maniera non adeguata. Ci deve essere un sistema di integrazione sociale, nel senso che abbiamo visto che soltanto il lavoro non permette a una persona di inserirsi in età e di reinserirsi, però ci devono essere anche un accompagnamento dei servizi sociali perché questa persona che sono in difficoltà possa non riaffermarsi. E quindi anche in questo senso dopo rivedere tutto il ruolo dei centri di impiego e tutto l'accompagnamento e quindi anche la formazione. Anche perché appunto questo reddito si rivolge alle povertà vecchie e nuove. Le povertà sono cambiate, ne parlavamo prima, insomma, anche nel nostro territorio le vecchie povertà, quindi senza tetto, effettivamente si è data una risposta, se vogliamo, delle volte magari con del volontariato, magari con dei palliativi, non sempre in maniera adeguata, ma con tutti i nuovi poveri, quindi chi ha perso il lavoro, le famiglie che si spezzano, altro, ancora è una sfida che sicuramente come società dobbiamo ancora essere in grado di affrontare. Ed è quindi per questo che riteniamo che un sistema di reddito, cioè di dignità integrato, possa essere una delle risposte assieme appunto a delle altre cose. E quindi adesso non mi dilungherei, perché visto che l'ora è un po' tarda, dopo avrei già la parola all'inizio, poi eventualmente se c'è qualche domanda, se c'è qualche cosa che non è chiaro, sono qua stasera. Stasera, grazie. Grazie Manuel. A questo punto lascio la parola appunto a Nunzia Catalfo, la nostra senatrice, se riesce ad aprire. È riuscita ad aprire, ok, perfetto. E lascio la parola a Nunzia che ci parlerà più in dettaglio della proposta sul reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Grazie.
Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, grazie Maria Elena, grazie al gruppo di Reggio Emilia del Movimento 5 Stelle per aver organizzato questo evento e grazie a Manuel Masini e Libera per essere qui con noi su un tema che penso tutti noi sappiamo che è importantissimo per il Movimento 5 Stelle. Io prima di parlare del reddito di cittadinanza vorrei anche un attimo introdurre quello che è avvenuto dal punto di vista del lavoro e dell'organizzazione del lavoro in Italia e attraverso queste piccole osservazioni che ho messo su nelle diapositive. In Italia dal 1993 in poi c'è stata una moderazione del salario, cioè i vari salari si sono abbassati e quindi c'è stata una stagnazione di tutti i salari, cioè non c'è stato come in tutti gli altri paesi europei dal 1993 in poi un aumento di quello che sono i salari. In più a questo cosa si è aggiunto? Si è aggiunto la flessibilità sempre maggiore e poi ancora di più con l'introduzione del cosiddetto contratto a tutele crescenti, cioè del Jobs Act, una sempre più imponente e importante introduzione della flessibilità sia in entrata del mondo del lavoro che in uscita, tant'è che l'Italia, pensate, è il primo paese europeo per flessibilità sia in entrata che in uscita. Contemporaneamente a questo, non è l'unico paese europeo che ha introdotto un sistema di forte flessibilità, anche altri lo hanno fatto, ma contemporaneamente a questo cosa è avvenuto? È avvenuto che non c'è stato alcun investimento nella dimensione sociale, cioè nella protezione sociale delle persone che entrano ed escono dal mondo del lavoro e nelle politiche attive del lavoro, cioè in quella quelle politiche di accompagnamento all'inserimento lavorativo che invece esistono in tutti gli altri paesi europei, un po' più, un po' meno, ma li hanno applicati tutti. Questo sistema in tutti i paesi si chiama flexicurity. Allora, cosa è successo? Il modello sarebbe questo, ma l'Italia ha adottato dal pacchetto 3 in poi solamente la parte flessibile, introducendo queste enorme flessibilità e non ha applicato la parte di sicurezza, cioè non ha investito né nella sicurezza né nelle politiche attive del lavoro e nell'accompagnamento all'inserimento lavorativo. Cosa che invece ad esempio hanno fatto in Germania, in Francia, in paesi di uguale o anche maggiore popolazione, dove pensate gli addetti, le persone che seguono il lavoratore all'inserimento lavorativo sono circa 80.000, 70.000, e questi sono i numeri della Francia e della Germania, contro i 9.000 circa italiani. E di cosa sto parlando? Di quelle persone, pensate ai centri per l'impiego, che dovrebbero seguire e accompagnare appunto il lavoratore e aiutarlo a essere inserito, mentre contemporaneamente prende a un sostegno economico. Quindi, un attimo sciocco, cosa in effetti, quali sono state le conseguenze di quello che è stato introdotto? Vi è stata una diminuzione immediata del potere di acquisto, perché se i salari stagnano è chiaro che tutto si ferma. Se diminuisce il lavoro è chiaro che il potere di acquisto si ferma ed è chiaro che diminuiscono i consumi. Non vogliamo proprio parlare solamente sui consumi, ma è chiaro che la conseguenza immediata è questa. E c'è stato un fortissimo aumento delle disuguaglianze. Questo lo dicono le statistiche, lo dice l'OCSE, insomma tutti gli studi e le ricerche che sono state fatte in questo campo lo dicono chiaramente. Ora, questo vedete è un piccolo grafico che fa vedere, vediamo se riesco un attimo a farlo vedere un po' meglio. Scusate, non è un computer, quindi non lo riesco a vedere bene. Ecco, questo è
Spagna e Italia, vedete, dal 1990 al 2009, ancora eravamo in periodo pre-crisi, perché la crisi vera è avvenuta dopo. Però vedete cosa succede ad esempio la Francia, che in blu, prima nel 2190 è in alto, poi ha un calo e poi risale. Se guardate la Germania, in basso, risale e poi stazionale. Guardate cosa succede all'Italia. L'Italia ha un picco verso il basso e non risale più. Quello che vedete invece adesso, in questo grafico qui, molto velocemente ve ne faccio vedere alcuni, è cosa è avvenuto ai salari. Guardate cosa è successo in Austria. Dal 1993 al 2015 i salari, la linea in blu, i salari crescono. Se guardate l'Italia ha la linea in nero. Guardate cosa succede con i salari italiani. Rimangono più o meno stazionari, quindi si fermano. Quelli della Grecia e quelli della Spagna, anche loro hanno un picco verso il basso. Se continuiamo, faccio vedere. Questo è il rapporto, pensate al grafico che avete visto prima, e adesso rapportiamolo a questo. Questo è quanto invece rispetto ai salari, abbiamo visto che l'Austria ha dei salari abbastanza elevati, la Germania ha dei salari abbastanza elevati. Questo è invece questo grafico mostra quanto è produttivo un paese rispetto alle ore lavorate. Guardate, con dei salari elevati, l'Austria è al secondo posto per produttività. L'Italia, con dei salari bassi, dovrebbe essere esatto il contrario, secondo il ragionamento e le politiche che si sono messe in atto finora. Invece guardate cosa succede all'Italia. L'Italia invece è all'ultimo posto per produttività. Quindi cosa è successo? Noi abbiamo fatto una politica che si chiama labor intensive, ma anziché ottenere quello che volevano sperare, cioè avere una produttività maggiore, hanno avuto l'esatto contrario. Abbiamo avuto una produttività inferiore. Perché? Perché anziché abbassare i salari, quindi anziché fare politiche labor intensive, gli altri stati, vedete, quelli come l'Austria o la Germania, hanno invece utilizzato altre tipologie di politiche e di strategie, cioè le strategie che puntano sugli investimenti e sull'innovazione tecnologica. Questo è quello che è avvenuto. Quindi questa politica, cosa è successo? Il fatto di aver abbassato i salari ed aver utilizzato questa politica labor intensive non solo ha fatto abbassare la produttività italiana, non solo ha fatto abbassare i consumi, non solo ci ha posizionati tra gli ultimi paesi d'Europa, ma contemporaneamente ha fatto diminuire gli investimenti nello sviluppo e nella ricerca. Invece paesi come quelli che vi dicevo prima hanno utilizzato altri tipi di strategie. Paesi come la Danimarca, ad esempio, hanno utilizzato strategie come quella che vedete in rosso, che è una strategia, una sorta di flex security, se vogliamo, tecnologica produttiva, cioè che adotta importanti investimenti nella tecnologia e nella ricerca, che mantiene il lavoratore nelle aziende e che contemporaneamente lo forma e lo aiuta a riconvertirsi, no? Mentre sta con la vita dell'azienda. Adesso, questo insomma è quello che è avvenuto fino ad ora. Quindi noi adesso cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo in un paese. Ci ritroviamo in un paese in cui, ce la farò? Ci ritroviamo in un paese in cui
passati, non si è investito in protezione sociale, cioè in quel sistema che protegge il lavoratore ogni qualvolta entra ed esce dal mondo del lavoro. Le povertà e le disuguaglianze sono sempre più aumentate, ed è vero che ci sono delle regioni, parlavamo con Manuel anche prima, ci sono delle regioni virtuose, delle regioni in cui la disoccupazione magari è più bassa, in cui ci sono le aziende sono riuscite e le imprese sono riuscite in qualche modo a resistere, ma la maggioranza, la maggior parte delle regioni d'Italia sono in sofferenza, e se la maggior parte delle regioni d'Italia sono in sofferenza, vuol dire che in sofferenza è tutto il paese, e quindi vuol dire che dobbiamo mettere su delle politiche del lavoro, delle politiche di welfare che possano essere sostenibili e che possano fare riprendere il nostro paese, riprendere i nostri lavoratori, ma accompagnare le aziende a fare degli investimenti reali, a poter essere, diciamo, produttive, ma produttive in modo da poter reggere nel mercato del lavoro e poter essere sostenibili. E allora, cosa è mancato? È mancato l'investimento in questo sistema di protezione sociale, è mancato l'investimento nelle politiche attive del lavoro, ed è la prima cosa che noi appunto andiamo a proporre. Lo abbiamo proposto con il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è altro che il vero sostegno a quello che sono le fondamenta di quello che dovrebbe essere un vero mercato del lavoro che si può ritenere sostenibile. Perché dico che sono le fondamenta? Perché innanzitutto noi non abbiamo in Italia, non esiste, non so se lo sapete, ma esiste in tutti gli altri paesi europei uno strumento del genere. Lo chiamano reddito minimo garantito, lo chiamano in vari modi, però esiste, è diverso da paese a paese, ma esiste. Questo tipo di reddito è la base dalla quale bisogna partire per avere un vero sistema di protezione sociale. Come viene individuato? Cioè come il Movimento 5 Stelle ha individuato la soglia di povertà? Perché si fa riferimento all'interno del disegno di legge della proposta di legge alla soglia di rischio di povertà, che è la stessa che ha identificato Libera nel reddito di dignità. E l'Eurostat e anche l'Istat, l'Eurostat è l'Istituto Europeo di Statistica, l'Istat è l'Istituto Nazionale di Statistica, e anche una risoluzione del Parlamento Europeo del 2010 dicono che la soglia di rischio di povertà non è altro che i 6 decimi del reddito mediano equivalente familiare di un paese. Cosa vuol dire? Che se mediamente in un paese una persona guadagna in Italia o ha un reddito di 15.000 euro, per vivere una vita dignitosa, una persona da sola in Italia deve avere un reddito che è i 6 decimi di quei 15.000 euro, che sono 9.360 euro, che diviso 12 fa 780 euro. Ed è così che noi siamo arrivati alla cifra di 780 euro. Ripeto che è un parametro, un indicatore, si chiama Risk of Poverty Rate, identificato da Eurostat, da Istat e dal Parlamento Europeo. Non solo, il Parlamento Europeo ha identificato questa soglia, ma addirittura la Commissione Europea, adesso ha messo su quello che è il pilastro, lo chiamano il pilastro europeo dei diritti sociali. E allora questo pilastro europeo, al punto 15 di questo pilastro europeo dei diritti sociali, dicono che un reddito minimo garantito, un sostegno al reddito, deve essere tale da consentire alla persona di vivere una vita dignitosa. Se le coperture, cioè se le risorse dedicate per questo reddito sono troppo basse, cioè se uno Stato, anziché investire le giuste risorse, le investe di meno, e allora non va bene. Quindi questo lo dice addirittura la Commissione Europea. Quindi quando diciamo che l'Europa non dice sempre le cose sbagliate, certo poi magari dovremmo andare a ragionare
su come andrebbe finanziato questo reddito, perché se si mettono in ginocchio gli stati e gli altri le nazioni, è chiaro che magari sarebbe il caso di iniziare a pensare tutti insieme a come finanziarlo, se parliamo di Europa Unita e di Europa, insomma, che dovrebbe essere una comunità. E queste sono le osservazioni che io ho posto alla stessa commissaria Thyssen quando sono stata un paio di mesi fa a Bruxelles e ci siamo confrontati con gli altri parlamentari, tutti i paesi europei, proprio su queste tematiche. Ed è chiaro che in questo momento c'è un'Europa più velocità, c'è un'Europa che sta meglio, c'è, perché magari ha fatto anche gli investimenti giusti, c'è un'Europa che sta peggio e c'è un'Europa che sta ancora peggio del peggio, no? E quindi magari se vogliamo un'Europa uguale e con i medesimi diritti per tutti, sarebbe il caso di magari finanziare e investire in questo tipo di risorse. Ma detto ciò, non è che l'Italia non può farlo. L'Italia, abbiamo dimostrato ampiamente che può mettere in atto questo strumento che, ripeto, è la base per poi avere un mercato del lavoro che funzioni, è una vera, reale riforma del welfare, cioè quella riforma che mai e mai si è fatta fino ad oggi. Lo può fare perché, se mi consentite anche questa cosa politica, il Jobs Act è costato agli italiani 18 miliardi di euro, non è costato un euro, 18 miliardi sono tantissimi, pensate. Il bonus cosiddetto degli 80 euro, come diceva Manuel, è costato 9 miliardi di euro ogni anno e siamo già a circa 40 miliardi di euro. I vari bonus dati a vario titolo tra diciottenni e altro sono costati altri miliardi di euro e quindi già siamo arriviamo a 40, ci fermiamo un attimo a 40 miliardi di euro, il reddito ne costa 14,9 di miliardi di euro e quindi se facciamo due conti vediamo che sicuramente avremmo potuto metterlo in atto in questi anni. Poi mi dite, ma a che ci serve? Perché dovremmo farlo? Oppure, ma qui in Emilia Romagna stiamo bene e non abbiamo bisogno? O la disoccupazione è bassa e non abbiamo bisogno? O ci sono regioni, può succedere, no? Ci sono regioni che magari ne utilizzerebbero di più e regioni che non utilizzerebbero di meno. La prima è quella che vi ho detto, che se abbiamo un'Italia forte l'abbiamo dal sud al nord e dal nord al sud e allora non abbiamo più i cittadini di serie A, i cittadini di serie B, ma soprattutto non abbiamo neanche imprese di serie A e imprese di serie B, perché laddove c'è la povertà gli imprenditori non fanno gli investimenti, le piccole imprese muoiono, gli artigiani chiudono, è tutta un circolo vizioso, diciamo. Una cosa importantissima, che è quella che ha detto Manuel, una protezione sociale del genere elimina del tutto le mafie, le elimina, perché elimina il voto di scambio, elimina il ricatto del lavoro, elimina tutto e dà libertà, la libertà vera al cittadino. Aiuta la crescita, aiuta la cultura, aiuta l'informazione libera e il senso critico. Seconda cosa, aiuta tutti coloro i quali, ricordiamoci la cosa che abbiamo detto prima sui salari, i salari si sono abbassati e tanti magari sono occupati, però tanti sono occupati e non arrivano e non raggiungono la soglia di povertà, quindi sono occupati ma sono talmente tanto impotenti che stanno al di sotto di quella soglia. E adesso vi faccio vedere quanti ce n'è in Italia, sono tanti. E quindi serve anche inizialmente, ma solo inizialmente, come integrazione a tutti quei redditi che in questo momento sono al di sotto di quelle soglie. Ad esempio, vi faccio un esempio molto veloce. Se c'è una persona che vive da sola e ha un reddito da lavoro di pari a 600 euro al mese, secondo la proposta che noi abbiamo fatto, questa persona ha diritto comunque all'integrazione
fino a che non arriva alla soglia di rischio, cioè quindi ai 780. Se c'è una famiglia, e pensate a quanto ce n'è, che in Italia, una famiglia formata da 4 persone, che in Italia ha un reddito inferiore a 1.600 euro al mese, ha diritto all'integrazione. E quindi pensate cosa succede. È chiaro che però accanto a questa proposta va allegata una proposta, cosa che noi abbiamo inserito nell'articolo 20, sul salario minimo orario. Quindi noi, oltre ad inserire e a mettere su un sistema di protezione sociale, mettiamo anche come norma che ci sia il salario minimo per ogni ora, e lo posizioniamo a 9 euro. È saltato il computer? Non so. Sì, no, adesso io poi vi faccio vedere. Questo è il numero delle famiglie, 2.759.000, vedete quelle per la freccia, che diventano percettori di reddito di cittadinanza. Quindi noi in Italia abbiamo 2.759.000 famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà. Qua vedete in alto, sempre sulla stessa colonna, vi dicono in che percentuale vivono al di sotto della soglia di povertà. 1.241 famiglie vivono con il 60-80%, tra il 60 e l'80% di reddito, quindi il 40% e il 20% al di sotto della soglia di povertà. Il primo, come vedete, che è 389.000 famiglie, invece sono quelle da considerarsi veramente povere. Quindi il dato importante è che le famiglie italiane si sono impoverite, e sono famiglie che hanno redditi e sono famiglie che però non riescono ad avere un minimo di cosa, cioè a pagare l'affitto, a fare la spesa, a comprare i beni primari sempre, insomma, famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Queste tavole che voi state vedendo sono delle tavole che riguardano la proposta di legge sul reddito di cittadinanza, ma che, quindi la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, ma che non sono state costruite dal Movimento 5 Stelle, sono delle tavole che vengono da uno studio, che è un'analisi che ha fatto l'Istat, cioè l'Istituto Nazionale di Statistica, sul nostro disegno di legge. Quindi loro ci quantificano la somma, 14, come vedete qui, si vede il puntatore, 14.857, queste sono e la quantificazione dell'Istat. Se ora guardiamo la slide dopo, ecco, sempre l'Istat ci dice che tipologia di famiglia andrebbe a prendere il reddito. Ed è singolare, la prima volta che l'ho vista sono rimasta anche abbastanza stupita per un tanto, però guardate, vedete quello, il cerchio in rosso in alto, quelli sono tutte le persone che vivono da sole in Italia e che non riescono ad arrivare a un reddito tale da consentirgli una vita dignitosa. 183.000 giovani fino ai 34 anni, 411.000 sono dai 35, singoli, dai 35 ai 64 anni, 418.000 pensionati. 418.000 pensionati vivono da soli e vivono al di sotto della soglia. Questo è un dato sconcertante. 764.000 famiglie con figli minori vivono al di sotto della soglia. E 253.000 sono le famiglie con figli minori e non sono genitori. Ora è chiaro che noi ci troviamo davanti a un'emergenza, che è un'emergenza sociale, è un'emergenza economica, è un'emergenza che si deve affrontare subito, perché bisogna porre le basi per una vera riforma del lavoro, e questa è la base, ed è un'emergenza che va affrontata, e quindi non possiamo fare, e ne parlavamo anche con Manuel, ancora sperimentazioni. Bisogna immediatamente provvedere,
immediatamente mettere la base. E contemporaneamente a questo, cioè a mettere su le fondamenta di un sistema di protezione sociale corretto per l'Italia, che ripeto c'è in tutta Europa, mettere su anche degli investimenti importanti, quelli che avevamo detto prima, che sono mancati, sui quali hanno investito tutti gli altri paesi europei, che sono gli investimenti sulle politiche attive del lavoro, perché io ti do un sostegno, tu mi fermi quando devo concludere, io ti do un sostegno, però contemporaneamente ti riqualifichi, fai formazione. Noi all'interno della proposta abbiamo istituito anche un osservatorio sul mercato del lavoro, in modo tale che si capisca verso cosa si vuole fare formazione e si faccia formazione reale che consenta poi alla persona di potersi inserire nel mondo del lavoro. Si rivede tutto quello che si chiama dei centri per l'impiego, perché sfido chiunque, e sono pochissimi, forse li possiamo contare in Italia, le persone che hanno trovato lavoro attraverso i centri per l'impiego, come sono pochi, soprattutto in determinati contesti al sud, le persone che trovano lavoro attraverso le agenzie varie per il lavoro private, come invece sono tante le persone che trovano lavoro attraverso le conoscenze e talvolta le conoscenze politiche o le conoscenze collegate al mondo della politica. E quindi il reddito smonta anche questo, un sistema vero che porti all'inserimento lavorativo attraverso il sistema pubblico, investendo in risorse, assumendo personale che sia qualificato per fare questo. All'interno di quello noi facciamo anche, che rivoluzioniamo i centri per l'impiego, perché li facciamo diventare anche laboratori per la creazione di impresa, anche perché anche il microcredito e tutte le agevolazioni non devono rimanere conoscenza di pochi o conoscenza solo di alcuni che riescono a gestirle, ma devono essere conoscenza di tutti, perché un giovane non è detto, o uno meno giovane, non è detto che il lavoro lo voglia trovare attraverso necessariamente il lavoro dipendente, ma può voler fare anche l'autonomo, e quindi bisogna aiutare e accompagnare. Il reddito è per tutti, e questo c'è anche nella piattaforma Libera, è per disoccupati, per inoccupati, è per gli autonomi, per tutti coloro i quali sono rimasti indietro. Quindi è la piattaforma dalla quale si parte per poi cambiare tutto ed aiutare la persona. Gli obblighi, vi ho detto, ci sono: l'inserimento, la formazione, fare ricerca attiva del lavoro, accettare l'accompagnamento all'inserimento lavorativo e fare un minimo massimo 8 ore, da 4 a 8 ore di lavori per socialmente utili, ma non lo voglio dire, ma di lavori per la comunità, 8 ore alla settimana. Perché diciamo un minimo e un massimo di 8 ore alla settimana di lavori, per un minimo di 4 e un massimo di 8? Perché nei tempi passati, ma in alcune regioni d'Italia, dove si utilizzava questo strumento, cioè ti do un sostegno ma tu fai il lavoro socialmente utile, le persone sono rimaste in quel limbo, cioè nel limbo del lavoro socialmente utile per tutta la vita. Io ad esempio conosco nella mia realtà, una realtà tipica, quella siciliana, ma nel sud in genere, dove ci sono lavoratori socialmente utili che svolgono questa funzione da 26 anni, 26. O se vogliamo riguardare a sistemi di sostegno al reddito similari, fatti nel passato, come il reddito minimo di inserimento che fece Prodi 10 anni indietro, forse più, quello era collegato al lavoro socialmente utile e le persone non sono, se poi andate ancora in alcuni paesi del sud, in alcune città del sud, ancora il reddito minimo di inserimento di Prodi esiste, perché è rimasta la sperimentazione e sono rimaste alcune risorse, quindi le impegnano. E questo lavoro, questo reddito minimo di inserimento, diceva che la persona doveva fare dei lavori per la comunità. Ebbene, queste persone dopo 10 anni sono ingabbiate in quella situazione, continuano a fare lavori socialmente utili e non sono mai usciti da quella situazione che avevano di difficoltà, ma addirittura sono entrati nella gabbia della povertà per sempre. Quindi quello che noi dobbiamo fare è rivoluzionare questa cosa.
partire nel mondo del lavoro. È chiaro che non è solo questo quello che va fatto, il reddito poi è tantissimo altro e magari rispondo a tutte le vostre domande. Le coperture ci sono, ora le metto così sullo schermo così che si possano vedere. Noi come Movimento 5 Stelle non stiamo facendo solamente, non ci stiamo occupando solo del reddito di cittadinanza, ma ci stiamo occupando di tutto. Stiamo studiando, e come sapete abbiamo già fatto svolgere una ricerca scientifica del professore De Masi su quello che sarà il lavoro nel futuro. Sappiamo, e bisogna essere lungimiranti e capire che cosa avverrà in futuro, ci sarà l'avvento e già c'è delle nuove tecnologie, ci saranno lavori nuovi, ci saranno tanti altri lavori che si perderanno. Pensate già solo al postino, ormai si manda tutto per email, la posta, il postino è come tanti altri lavori, andranno via e saranno sostituiti da altri. E bisogna presto partiremo con un programma di lavoro fatto insieme a tutti i cittadini sul blog, e faremo dei quesiti a tutti coloro i quali sono iscritti. Bisogna ripensare e proprio rivedere il mondo del lavoro. Partiremo sicuramente da alcune domande sulla riduzione del valore di lavoro, perché è una cosa che dobbiamo affrontare. È necessario lavorare tanto nell'era delle nuove tecnologie, dove l'automazione ha sostituito tantissimo il lavoro dell'uomo. Parleremo di pensioni, insomma parleremo di tanto. Io sono qui per rispondere alle vostre domande e vi ringrazio, scusate se sono stata troppo lunga. Delle domande io farei così, prendiamo prima tutte le domande e poi ovviamente risponderemo. Prima di passare alle domande chiedo a Gianluca Sassi di venire qui per un suo intervento. Buonasera. Siccome non tutti mi conoscono, sono Gianluca Sassi, sono consigliere regionale di Emilia-Romagna per il Movimento 5 Stelle. In Emilia-Romagna abbiamo approvato reddito di solidarietà, così denominato dal Partito Democratico, perché il nostro proposta di legge non gli piaceva, che era appunto reddito di cittadinanza regionale. Il problema è che hanno blindato la cifra con cui faranno questa operazione in legge, cosa che normalmente non si fa quasi mai. Normalmente le cifre vengono definite in bilancio in base alle caratteristiche di legge, qui invece c'era l'ammontare esatto per nucleo familiare che il nucleo familiare poteva prendere. Nucleo familiare di 5 persone, 400 euro. Fate voi la divisione e vedete che cifre viene fuori. 80 euro. Questa è la cifra pro capite che viene riconosciuta chi è in difficoltà in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna abbiamo circa 9.000 nuclei familiari in difficoltà e noi abbiamo chiesto di mettere in discussione tutta la platea, diciamo, degli strumenti che la regione possiede per quanto riguarda il welfare e valutare se i fondi dedicati a quegli strumenti potessero essere migrati verso un fondo che sostenga il reddito di solidarietà. Perché ci sono alcuni strumenti che potrebbero essere integrati nella misura stessa. Questa valutazione è una valutazione di quadro che andava fatta, perché si tratta di un'operazione di welfare per quanto riguarda la mia mano. Non è stato fatto, è stato preso da un fondo dello Stato più un fondo regionale, siamo sui 70 milioni di euro, considerando che 400 euro, 80 euro a testa, 400 euro a nucleo familiare, noi mia famiglia non raggiungeremo mai e non raggiungeremo mai l'obiettivo di innalzare il reddito sopra la soglia di povertà. Questo è il punto. È una legge che nasce fallimentare, l'abbiamo detto più volte, è stata non solo blindata dalla cifra, ma anche caratterizzata con delle caratteristiche dei paletti tali che pochissimi ne avranno facoltà di accesso.
quindi non andremo a risolvere nulla dal punto di vista della soluzione della povertà del sistema di Emilia Romagna, abbiamo creato un nuovo tipo di sussidio, niente di più. Questo le abbiamo detto in molte occasioni, l'abbiamo continuiamo a dire tutte le volte che possiamo, ma ovviamente noi abbiamo la forza che abbiamo, quindi dipende dalla loro sensibilità se ascoltare le nostre sollecitazioni o meno. Il punto in Emilia Romagna è questo, non credo che daremo molto lontano. Noi su questa legge ci siamo astenuti perché inizialmente, se lo dico sinceramente, io avrei votato contro, però se anche solo una persona mi trae beneficio è comunque qualcosa che non posso bloccare, quindi ci siamo semplicemente astenuti. È l'ennesima marchetta, tra l'altro fatta non con un gioco interno un po' anche sporco, perché era un'iniziativa della Giunta, a cui è stata scippata a favore dei consiglieri, quindi sono i consiglieri dell'Emilia Romagna, l'iniziativa consigliare, a presentare questa proposta di legge che istituisce una card di Berlusconiana memoria che servirà verrà erogata, verrà data a queste persone per poter fare spese previste dalla norma. La cosa che mi ha fatto, non dico arrabbiare perché ormai ho smesso di arrabbiare, non mi sorprende neanche più, è che a firmare, il primo firmatario di questa proposta di legge che istituisce questa social card di 80 euro è Igor Taluffi, Sinistra Italiana. E io credo, e con lui abbiamo avuto diversi modi di confrontarci in questo, perché credo che insomma, se uno si può battere in tutti i modi per il lavoratore, per chi è in difficoltà, credo che forse per l'eredità dovrebbe essere quella politica, ma vedo che in realtà non è così, perché se uno sdraiamo su quello che è la compagine in regione, che c'è cioè, la coalizione tra Sinistra Italiana e PD, e quindi su certi argomenti non si disturbano vicende. Questa è la situazione, non arriveremo a fare grandi stravolgimenti, però avremo nel carnet degli argomenti da spendere nel 2019, io questo lo sto già vedendo, lo sto succedendo in molte occasioni, da parte del Partito Democratico, un argomento da spendere delle cose che hanno fatto. Una foglia di fico che non risolverà nulla, ma che loro potranno spendere come una grande battaglia vinta da parte del Partito. Questo è quanto. Grazie. Apriamo alle domande, ripeto, se ci sono delle domande magari le raccogliamo tutte e poi rispondiamo. Norberto, prego. Sì, grazie a voi sicuramente parlare di questo importante argomento, soprattutto a Reggio. Questi giorni sta succedendo qualcosa di molto grave, per cui probabilmente molti che prima dicevano no, non c'è bisogno, cominceranno a ripensare un po' a loro. Sto parlando del crollo del mondo cooperativo, così come è stato devastato dagli ultimi decenni. Ecco, a me però la domanda volevo farla a Manu ed era quella di specificare meglio quali sono i punti di differenza, se ci sono, con il reddito di cittadinanza, quali sono anche i principali punti di contatto, perché sono affezionato molto come rappresentante del movimento al reddito di cittadinanza come nome, però certamente anche chiamarlo di dignità, e ho sempre ritenuto il lavoro e la soddisfazione economica che uno trae dal lavoro la dignità di quella persona. Grazie. Thank you.
puntate, come per esempio nel famoso cartello di cui parlava prima il consigliere regionale, abrogate tutta una serie di risorse perse e magari creare una piattaforma universale sul serio, cioè praticamente tutti hanno diritto ad avere questo reddito, ma non con integrazione di altri piccoli redditi più o meno in una certa maniera, abrogandoli proprio per avere la possibilità di affrancarsi anche da certe sudditanze tipo di scambio. Non so se ho detto posso chiedere qualcosa anche che non riguarda solo i redditi di cittadinanza, solo il lavoro. Allora, innanzitutto non mi è piaciuta l'idea di cancellare completamente i voucher, perché secondo me dovevano semplicemente essere regolamentati meglio o applicate le regolamentazioni. Mi risulta che i contratti di chiamata, ad esempio, se dovremmo mettere a mano tutto il discorso del lavoro, i contratti di chiamata non indicano le ore di lavoro, cioè l'orario da A, quindi anche questo dà adito di nuovo a sommerso, a nero, eccetera, eccetera. Quindi dico semplicemente il giorno della chiamata e non l'orario. Sono molto d'accordo per il discorso centri per l'impiego, perché non sono utili né a chi cerca lavoro né a chi cerca lavoratori. Mi è capitato più volte di chiedere se c'è coordinazione. E l'ultima cosa che ritengo un po' peggio, parliamo di dignità delle persone, sono le aziende veterinarie, le cooperative. Ci sono persone che fanno lo stesso identico lavoro, le stesse identiche fatica, prendono stipendi nettamente inferiori, quindi sono sfruttati, maltrattati, proprio sfruttati, maltrattati anche perché, e anche questo purtroppo capita, lo dico mi capita di una persona, richiami l'azienda veterinaria, questa persona non gli va bene, cambia, quindi tagliano proprio la carne e non c'è. Quindi questa cosa, e poi da noi ad esempio, in questa zona, le aziende grandi non assumono più direttamente, tu devi passare obbligatoriamente dalle aziende interinali. E questo è stato risposto di più, sta cercando a lavorare, più grande di 7 anni, quasi tutte le aziende grandi, fatto del mondo ceramico, non assumono più direttamente, ma devi passare obbligatoriamente per questa azienda, perché sono anche queste marche presenti. Grazie. Rispondiamo alle prime tre. Se ce ne sono altre, così qui entriamo tutte, Ale. Io volevo sapere se questi 780 euro, abbiamo tenuto conto della evidente differenza che c'è nel costo della vita tra meridione e settentrione, perché senza andare a scomodare i gradi salariali della Lega Nord, con 780 euro nel meridione si vede in un certo modo e in Lombardia si vede in un modo un po' diverso. Intorno a 80 euro di reddito, io sono sotto questa soglia, con una scusa smetto di lavorare, poi vivo con 780 euro, facendo la curva come hanno fatto in tanti in Italia per tantissimi anni. Questa è una cosa che, se non ha un controllo veramente serio, rischia che quello che lavora si sente sempre povero cretino che lavora per tutti. Questa è una cosa che veramente, se non è fatta in modo serio, è un dato creato sui figli della persona. Un'altra idea, in questi giorni sul giornale ho letto che siamo arrivati a un 68% delle tasse
possono investire, perché ci sono da guardare anche per la bici, perché tanti hanno perso il lavoro perché erano stoccati, cioè l'artigiano, uno può essere aiutato dalla bici, ma se quell'altro lo sta chiudendo perché non riesce a pagare le tasse, non riesce a pagare un dipendente, cioè io non vedo un nesso, cioè c'è da sistemare qualcosa. Almeno dopo non ha più un negozio, se io mi do 69% di tasse, mi chiederanno. Ok, io inizierei a rispondere visto che comunque credo che sia sì, la risposta. Prendono un po' di tempo, prego. La mia è un po' più veloce. I punti di contatto sono assolutamente tanti, tanto è vero che noi questa piattaforma la intendiamo a consegnare alle forze in Parlamento, perché ci rendiamo conto che ci vuole comunque una condivisione, perché effettivamente questa è una piccola rivoluzione. Quindi quello che veramente offriamo, appunto perché tante cose sono in comune, insomma, tutte le denunce e sono sicuramente tanti punti di contatto, e proprio per avere anche un sistema che unisca. Abbiamo visto che in Parlamento queste sono ferme almeno due proposte, le 5 Stelle appunto anche 6, insomma, e quindi anche trovare la quadra, riuscire a trovare anche una maggioranza per approvare questa legge non è stato facile, almeno in questa legislatura. Magari la prossima sarà completamente diversa, magari ci sarà una maggioranza tale che potrà farlo passare. Noi ci mettiamo a disposizione, appunto sapendo che ci si può riconoscere assolutamente in questa nostra proposta, perché appunto i punti di contatto sono tanti. È anche una visione, se vogliamo, proprio pragmatica della cosa. Non sono soddisfatto, però. Sì, io lo ripeto anche io, i punti di contatto con la piattaforma di Libera sono tantissimi, credo che siano quasi tutti. Solo che appunto la loro è una proposta che portano a tutti e noi, è una proposta del nostro movimento e sono molto simili. La nostra è più dettagliata perché è tradotta in proposta di legge, e la loro è più generale, però i criteri generali sono praticamente uguali. Quindi è chiaro che noi porteremo avanti la piattaforma di Libera perché corrisponde quasi del tutto al reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle. Poi se non ci vogliamo, non lo vogliamo chiamare reddito di cittadinanza, lo chiamiamo di dignità, lo chiamiamo reddito di minimo garantito, ci mettiamo tutti i nomi. Ci mettiamo tutti i nomi e forse attorno a tutti i nomi riusciamo a raccogliere il consenso di tutti, di tutte le forze. Dubito che questa legislatura si porterà avanti qualcosa, perché così come è stato detto da Gianluca Sassi, il referente, il consigliere regionale, lo stesso hanno fatto il Parlamento, hanno portato avanti il DDL povertà, che è una miseria, che dà pochissimo, quindi gli 80 euro a componente del nucleo familiare, e che avrebbe la pretesa, no, di togliere quegli 80 euro se non diventi proattivo. Io sfido chiunque ad avere una famiglia con 5, con 3 figli, a ricevere 400 euro e a riuscire, no, a dedicarsi ai servizi sociali, alle cose per la comunità, come si fa a vivere con 400 euro una famiglia di 4 figli e di 3 figli? Io vorrei che questo governo, che ha messo in atto, perché questa cosa mi fa molto arrabbiare, che ha messo in atto questa misura, pretenda che la persona e la famiglia diventi proattiva e se vada a cercare lavoro ogni giorno ricevendo 400 euro, ma secondo loro con 400 euro una famiglia riesce a mangiare? Secondo me no. Quindi io devo rendere la persona, la famiglia, dare la possibilità alla famiglia tale da potersi rendere realmente attiva, da poter realmente dedicare tempo alla formazione e alla ricerca attiva del lavoro per diventare indipendente. Se no non ho concluso niente, mettendo dei parenti chiaramente, mettendo appunto degli obblighi, per la formazione, dei controlli, quelli ci sono.
cioè, non c'è l'obbligo, non lo prende a vita, ma ha la possibilità di rifiutare al massimo tre offerte di lavoro. Dopodiché è chiaro che se tu rifiuti una volta, rifiuti due volte, rifiuti tre volte, io ti ho messo nelle condizioni di avere un sostegno al reddito, di fare la formazione, di avere qualcuno che ti aiuta a fare ricercatine del lavoro, e tu mi dici no, vuol dire che non hai proprio voglia di essere indipendente, allora te lo voglio per sempre. È chiaro che ci siamo, abbiamo messo su un sistema di controlli incrociati, di banche dati, tra agenzie delle entrate, guardia di finanza e tutto, per vedere se ci sono frodi. Tutto questo sta in un disegno di legge che è molto molto articolato, ha 20 articoli e che comprende chiaramente anche i controlli. E il reddito è anche per chi? Per gli artigiani, perché innesca, innanzitutto è per tutti coloro i quali, gli autonomi, gli artigiani che sono rimasti indietro anche loro, perché la crisi ha portato indietro tutti e quindi gli dà un sostegno per poter ripartire. In più è chiaro che se do 780 euro a una persona che non aveva nulla li spende immediatamente, è chiaro che se do 200 ore in più a un pensionato che se no se ne va all'estero, vedete cosa fanno i pensionati, se ne vanno alle Tenerife, se ne vanno all'estero, perché con 400 euro qui non vivono, ma invece fuori magari vivono. È chiaro che se do 200 ore in più il pensionato li spende. È chiaro che innesco un meccanismo virtuoso tale che l'artigiano ne è il primo beneficiario o il piccolo imprenditore. Questo è avvenuto, ma non lo dico io, cioè è proprio l'impatto economico che è avvenuto in tutti i paesi in cui è stato inserito il reddito, così come ve lo sto dicendo. In Danimarca fu immesso per la prima volta nel 1980 e l'impatto fu immediato sia sulla formazione dei lavoratori che sulla produttività, che sui salari, che sull'economia. E prima ha avuto bisogno di uno stanziamento importante di soldi. Man mano, siccome le persone poi man mano entrano nel mondo del lavoro, ha bisogno di sempre minori stanziamenti. Tant'è che adesso negli altri paesi europei misure come il reddito non costano più 14 miliardi, ma ne costano 2 miliardi. Quindi man mano scende il finanziamento. Perché 780 euro a tutti e per tutta l'Italia? È stato fatto in modo pensato questa cosa. E devo dire che adesso sono contenta di aver scelto così, perché è stato fatto appena uno studio da uno studioso insieme a l'Istat questo studio mi dà ragione. L'impatto è che se noi andiamo un po' a ritroso nella storia, vediamo che la maggior parte della popolazione nel periodo dell'industrializzazione si è spostata dai piccoli centri urbani alle grandi città. Adesso noi siamo nell'era post-industriale, le industrie, come vedete, sono sempre di meno e comunque il lavoro dell'uomo è sempre più sostituito dalla macchina. Quindi siamo nel momento in cui il cittadino che è, soprattutto per la vita nelle grandi città, non ha una qualità di vita così alta e comunque in ogni caso vi faccio riflettere sul fatto che l'insegnante a pari stipendio, sia che lavori a Milano, sia che lavori fuori Milano, sia che lavori in provincia, un piccolo paese della Lombardia, sia che lavori in Reggio Emilia, sia che lavori in Calabria, sia che lavori dappertutto, cioè non sono diversi i salari. Io ho pensato di fare il reddito allo stesso modo, per favorire cosa? Per favorire il controesodo, cioè per favorire quella spostarsi dai grandi agglomerati urbani, che ormai l'industrializzazione, che ormai non hanno ragione di esistere così tanto per via dell'industrializzazione, e non era forse industriale favorire appunto il controesodo ed aiutare di nuovo altre tipologie di economia, l'agricoltura piuttosto che il turismo rurale, piuttosto che l'enogastronomia, piuttosto che anche una qualità di vita che sicuramente può essere differente. E uguale nord e sud, oltre che tra i vari punti, perché nelle varie città del nord stesso ci possono essere delle enormi differenze, uguale anche tra nord e sud,
proprio per far sì che ci sia un'economia simile in tutta l'Italia, perché quando noi, se noi continuiamo ad avere un'Italia a due velocità, non ci riprenderemo mai. E quindi dobbiamo fare in modo che ci sia un'Italia tutta che vada insieme e vada tutta lo stesso. Poi, quindi i controlli ci sono, abbiamo detto, i voucher non siamo d'accordo neanche noi, perché questa è stata una mossa del Partito Democratico, della maggioranza, per evitare il referendum, chiaramente. È chiaro che non puoi abolire uno strumento come i voucher così come è stato fatto, perché ci sono delle professioni che volevano, è giusto che per alcune cose vengano meno mantenute, come era chiaro, e noi l'abbiamo detto in sede di discussione del Jobs Act, che non dovevano essere allargati così come sono stati allargati a tutti i settori e aumentando così tanto la soglia. Ed è chiaro che potevano anche, nell'era dell'informatica, immettere immediatamente un sistema di controllo, appunto, della registrazione del voucher, tale da non consentirne l'abuso. Quindi qua si va da un errore a un altro, cioè dal fare troppo a togliere del tutto. Quindi l'idea, io penso che non ci sia proprio neanche l'idea di come vogliano mettere su questo mercato del lavoro, ma se solo pensate a quello che ha detto Jobs Act, i voucher erano sbagliati. L'ANPAL, che è questo nuovo istituto che dovrebbe occuparsi di politiche attive del lavoro, l'hanno istituito, non si sa che deve fare perché doveva andare avanti con la riforma costituzionale che però non è passata. E sulle politiche attive del lavoro, che era quello che dovevano fare, non hanno investito. Hanno fatto il contratto a tutte le crescenti, dando gli sgravi a pioggia, perché lo sgravio, questo esonero, non era collegato all'incremento occupazionale, cioè ai nuovi assunti, ma dandolo a tutti a pioggia anche sulle trasformazioni, hanno agito solamente sulle statistiche, cioè sono aumentati solo statisticamente i posti di lavoro, ma non realmente. E quindi non si è agito sul lavoro in più e sulla disoccupazione in modo chiaro, tant'è che sono aumentati adesso da poco gli inattivi. Quindi quello che noi pensiamo è che questo governo, questa maggioranza, non abbiano proprio idea, hanno fatto un'idea di povertà che praticamente è quello che, di cui parlava Gianluca Sassi, quindi un'ennesima elemosina che non risolverà i problemi in Italia. Insomma, è 20 anni che noi italiani aspettiamo una riforma sul welfare che agisca anche sulle agenzie di somministrazione, perché anche là c'è un escamotage per evitare tutto, ed è 20 anni che questa riforma del lavoro reale non si fa. Non si fa, non la fanno. E sembrano impazziti, perché tu non puoi fare un giorno prima una cosa e il giorno dopo lo stesso governo, con lo stesso ministro, fare una cosa esattamente opposta. Non si può fare così e sprecare in una situazione di crisi come quella italiana 18 miliardi di euro. Ma 18 miliardi glieli davamo alle aziende così, cash, in investimento. Allora, meglio. Cioè, se dovevamo fare un intervento così a pioggia, tanto voleva farlo così, sulle start-up innovative, su qualcos'altro, ma non su una cosa che non ha prodotto nulla, 18 miliardi buttate in vento, in una situazione del genere. Quindi è chiaro che non sanno dove stanno andando, e si vede, ma non credo che ce ne siamo accorti solo noi. Io penso che se ne siano accorti tutti, io penso che se ne siano accorti anche l'Europa, perché non c'è, non hanno una visione, non hanno un progetto, non hanno un programma. E io lo si vede ogni giorno. Hanno fatto la riforma dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, noi avevamo fatto avevamo detto, insomma, in sede di Jobs Act, fatto delle osservazioni, perché secondo noi non aveva senso farlo in quel modo, e loro l'hanno comunque portato avanti. Adesso sono stato in un convegno mercoledì, i problemi erano quelli che avevamo rilevato noi. Nell'epoca della digitalizzazione non hanno neanche le banche dati degli archivi comuni. Ma dove dobbiamo andare? E poi non si fanno i controlli in Italia. Ma se non vai ad investire, bisogna investire nei settori giusti. In Italia non c'è un osservatorio economico serio che
che dice la Germania lo fa, la Germania lo fa. La Germania dice io voglio investire in questo, in questo, in questo e in quest'altro. E tutte le politiche si muovono in quel senso, la formazione, gli aiuti ai lavoratori, gli aiuti alle aziende, tutto si muove in quel senso. Ora, se noi non mettiamo in atto un sistema del genere, non si va da nessuna parte. E io e vi giuro, rapportandomi tutti i giorni con queste persone, io mi rendo conto che loro la visione di come vorrebbero, di come dovrebbe essere il paese, non ce l'hanno. Ed è pauroso, non ce l'hanno, non lo sanno. Perché loro hanno la pancia piena, non possono mai... No, hanno sicuramente l'intenzione di favorire alcune questioni o alcune lobby, no? È chiaro, però non hanno alcun altro, nient'altro, cioè non c'è una visione, non c'è un progetto. Per noi sì, noi il progetto ce l'abbiamo, chiaro. E in Germania, pensate, quando vi parlavo di riduzione dei orari di lavoro, a salari molto più alti e molto più elevati dei salari italiani, si parla di 400 ore in meno per il lavoratore all'anno, cioè il lavoratore il tedesco fa 400 ore in meno di lavoro rispetto al lavoratore italiano e prende un salario migliore. Ma le aziende tedesche sono sceme, pensate? No! Le aziende tedesche hanno avuto un paese che ha saputo investire in ricerca, in tecnologia, in innovazione, l'ha sostenuta. Che ha saputo accompagnare le proprie imprese. Ora il nostro tessuto è di piccole e medie imprese, vanno sostenute. Non va ammazzata. E questo in Italia non c'è. In Italia, in questo governo, in questa maggioranza non c'è. Noi il progetto ce l'abbiamo. Speriamo che... Le coperture sì, sono qui. Allora, pensate che una di queste coperture qua, ve la faccio vedere. Allora, queste le ho presentate nell'ultimo emendamento, ho fatto un emendamento al disegno di legge povertà del governo. Ho detto, beh, chiamatelo pure il disegno di legge povertà, però finanziamo 14 miliardi anziché un miliardo e me l'hanno bocciato. Me l'hanno bocciato dicendomi che mancava la relazione tecnica. La relazione tecnica deve fare il governo. Quindi tu me lo bocci perché manca la relazione che dovresti fare tu. Allora abbiamo fatto un po' di caciara e ci hanno fatto avere un foglietto che diceva delle cose, non era una relazione tecnica, ma alcuni appunti della ragioneria dello Stato, generale dello Stato, alcuni appunti su alcune coperture, quindi vuol dire che tutte le altre andavano bene per il ragioniere generale dello Stato, e, ma anche lui mi diceva, ma perché mi state chiedendo queste cose, ma manca la relazione tecnica, ma la relazione tecnica la fa il governo, e quindi si vede che il governo non ha voglia, però tra tutti questi appunti, vedete che qua ci sono quantificate diverse cose, 2,5 miliardi tagli alla spesa della pubblica amministrazione attraverso la centralizzazione degli acquisti Consip, ecco, l'aumento di tassazione banche e assicurazioni, cioè riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per le banche e le assicurazioni. Noi l'abbiamo quantificato, lo vedete, in 2 miliardi. Ora, quando io ho presentato l'emendamento per il reddito, per aumentare questo DDL, questa misura sulla povertà per il governo, oltre a presentare tutto l'emendamento con i 14 miliardi, per ogni copertura ho fatto un emendamento, l'ho spacchettato, si dice in termini tecnico nostro, l'ho spacchettato e ho presentato tanti piccoli emendamenti e ho detto me lo finanzi in più di 2,5 miliardi mi dai della spesa della PA, poi un altro emendamento in cui dicevo me lo finanzi altri 2 miliardi e ho detto la stazione delle banche e me l'hanno bocciato. La commissione bilancio l'ha bocciato. Ebbene, pensate che quando però mi hanno tornato indietro i foglietti di cui vi parlavo, tra questi foglietti c'era la risposta del Ministero delle Finanze. Su che cosa? Su questa copertura, quella di 2 miliardi. Il Ministero delle Finanze diceva che la copertura non solo c'è, ma è
era anche superiore, quindi era per il 2017 quantificato in 2.138, per il 2018 e per il 2019 rispettivamente uguale la somma, 2.839 euro circa, quindi ancora di più, e me l'hanno bocciato. Allora, questo è quello che il governo di maggioranza, il governo sostenuto e composto per la maggior parte e per la maggioranza di sinistra fa sulla povertà, e mi vogliono prendere in giro e mi dicono stiamo facendo il disegno di legge sulla povertà in Italia. E scusa, io ti ho trovato, non sei d'accordo sulle altre coperture, ti ho trovato 2 miliardi, 3 miliardi quasi addirittura che ti dice il ministro delle finanze, ci sono, e tu lo bocci. Allora stanno facendo finta di voler pensare alla povertà in Italia, e allora ci sono stati costretti, perché il reddito di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle è 4 anni che batte su questo tema, e hanno fatto finta di fare un disegno di legge sulla povertà senza poi davvero affrontare la questione, perché con 80 euro a persona non si vive, sfido chiunque, se no li facciamo fare le prove. Cioè, sto pensando, ti faccio fare la prova, stai un anno e vediamo se vivi. Se ce la fai, bene. Ma siccome sappiamo che non è così, io penso che sia arrivato il momento che non si prendano più in giro le persone. È arrivato il momento. È inaccettabile. È inaccettabile. Perché ci saranno dei bambini, vi ricordate quelle 780.000 famiglie che vi ho fatto vedere nel grafico di prima, quantificato dall'Istat? Tra quelle ce ne saranno 600.000, 400.000, 500.000, non avranno niente. Non avranno niente. Eppure sono meritevoli. A parte che ogni essere umano ha diritto a vivere una vita di vita. E poi tante sono in gradissimo di poter reinserirsi, sono pronte. Io ne ho conosciuto una a Palermo, un signore che è disabile però al 50% con voglia di lavorare, è pronto per lavorare perché ha una buona cultura, la moglie disoccupata, lui disoccupato, la figlia di 12 anni, signori non avevano diritto al sostegno. Perché? Perché c'è il sostegno a punteggio e non arrivava a 45 punti, e siccome la figlia è a 12 anni, non ha 3 anni, perché ti danno un punto in più, dei punti in più se tua figlia è inferiore ai 3 anni di vita, e non è arrivata a 45 punti. Allora, siccome non si è arrivata a 45 punti, non hai diritto a vivere. Ma è accettabile. È accettabile. Una famiglia dignitosissima, assolutamente pronta per lavorare. E tutto questo lo dicevano davanti alla bimba. Si può vivere così? Cioè, può essere un punteggio, ora mi fanno il disegno di legge di povertà e il punteggio anziché 45 e 35, e comunque non ci rientra quella bimba. E che cos'è questo? E questo non è il mondo che noi vogliamo, no? Vogliamo lavorare, vogliamo essere, io penso che vogliamo stare in pace, vogliamo lavorare, vogliamo crescere i nostri figli, vogliamo stare con i nostri nonni, con i nostri genitori, vogliamo vivere una vita tranquilla e dignitosa e nient'altro, no? Non si può stare a guardare quando ci sono tutti i due fratelli che stanno così. Sono 2.759.000 persone, non so, sono tantissimi. 10 milioni. Cambiamo l'idea. Ringrazio tantissimo Manuel Masini, ringrazio Nunzia per questa serata. E vi ricordo, sabato 7 maggio ci sarà un evento sulla sanità, saremo al Circolo Gardenia in Via Regina Ena 14, ci sarà la Raffaella Sensoli che è vicepresidente della Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, e ringrazio soprattutto voi per essere rimasti
qui, sicuramente avete passato un venerdì diverso, spero comunque che sia stato interessante. Grazie a tutti.